una gara che vale una stagione. Amici e amiche di attuttocalcio.tv, amici sportivi, buonasera dagli impianti sportivi di Monticchio Area Sport. Il campionato di Serie A sta per emettere il verdetto più importante. Lazio e Roma tra poco si affrontano nella finale scudetto Area Sport L'Aquila Trofeo Goldbet. Nel frattempo è iniziata la gara, ricordando che le due compagini arrivano a questo appuntamento dopo aver superato rispettivamente Bari e Barcellona Pozzo di Gotto. Finale scudetto che vede quest'anno affrontarsi Lazio e Roma, mentre lo scorso anno, ricordiamo, fu il Pizzichettone a trionfare dopo una gara al Cardiopalma contro il Barcellona Pozzo di Cotto dei fratelli Cappucci e del presidente Romolo Di Sero. Veniamo alla gara, e Gizzi in azione, il calciatore del Montorio scarica per Esposito. Esposito alza la testa, osserva il piazzamento dei compagni, poi serve ancora Gizzi. Gizzi costretto a indietreggiare, portato al largo dalla retroguardia della Roma. Si accentra Gizzi, slalom tra le maglie giallorosse, risolve però Valerio Ippoliti. Riparte però la Roma in contropiede. Era il calciatore Massimo Franceschini che adesso lascia l'incompensa a un compagno, c'è una rimessa laterale in favore della formazione giallorossa. È ancora la Roma in possesso di palla, è Valerio Ippoliti. Valerio Ippoliti appoggia sulla destra, sempre per Franceschini. Indietreggia Franceschini nella zona dove opera Valerio Ippoliti, forse toccato fallosamente, lascia proseguire il direttore di gara, è Mazza. Mazza lancio a cercare un compagno, era lo stesso Franceschini, tra i più attivi nella Roma in questi primi minuti di gara. Minuto di gara che è iniziata, possiamo dire, su alti ritmi. Qui evidentemente la posta in palio ha dato quella carica in più ai calciatori in campo. È Valerio Ippoliti, indietreggia da Mazza, alza la testa Mazza, lancio verso Ippoliti, capisce tutto Gizzi, poi interviene Pezzopane. Pezzopane appoggia in zona centrale per Gizzi, il calciatore del Montorio con la cui casacca quest'anno ha ottenuto una brillante salvezza alle spese a spese della miternina di Scoppito. È Jacopo Esposito, taglio in verticale a cercare il compagno Albani. Albani prova il tiro, risponde il portiere Lippolis, prima occasione al secondo minuto per la formazione della Lazio. Ancora Albani retrocede da un compagno, ma l'ultimo tocco è stato di un calciatore della formazione della Roma, chiedo scusa. Ricordiamo i direttori di gara che sono Massimiliano Ciccarelli e Francesco Centi Pizzutilli, entrambi della sezione dell'Aquila. È Albani che si occupa della rimessa laterale, appoggia per Jacopo Esposito. Con calma Esposito, solito lancio centrale, intercetta tutto Valerio Ippoliti, fraseggio tra Pezzopane e Esposito, quest'ultimo cerca di liberarsi. Ancora Gizzi, retrocede da Pezzopane, alza la testa Pezzopane, avanza, palla al piede, passaggio per Esposito, sembra esserci intesa tra due calciatori, capisce tutto ancora una volta Massimo Franceschini. Nel frattempo si è avvicinato alla nostra postazione il padrone di casa Danilo Balloni, anche quest'anno campionato Area Sport, trofeo Goldbet ha riscosso grande successo. Sì, un campionato difficile questo della Serie A, il trofeo Goldbet possiamo dire che racchiude le migliori squadre del calcetto aquilano, e oggi devo dire che sono le migliori formazioni che possiamo trovare. Roma e Lazio che si sono affrontate per tutto il campionato in partite emozionanti e soprattutto in partite belle da vedere, quindi una finale sicuramente di tutto rispetto. E se lo dice il padrone di casa, sicuramente c'è da fidarsi. Torniamo alla gara, c'è stata una conclusione della formazione giallorossa, bravo il portiere della Lazio Fabrizio D'Amore a stornare in corner. I minuti sul nostro cronometro sono 4, 0-0 qui all'Area Sport di Monticchio, si sta giocando la finale scudetto del campionato Serie A trofeo Goldbet. Torniamo alla gara, e Franceschini attaccato da Jacopo Esposito resiste alla ritorno dell'avversario, poi guadagna una rimessa laterale la formazione della Lazio, solito fraseggio Esposito Pezzopane. Dai, dai Mazzi, va bene, non troppo, non troppo.
Lancio di Pezzopane, capisce ancora una volta tutto Valerio Ippoliti, che rimette per Franceschini. Franceschini sull'out di sinistra cercava il fraseggio con Luca Giuliante. Ancora Esposito, taglio in verticale di Esposito, buona l'idea per il compagno Albani che seguiva a rimorchio l'azione. Boianelli, Franceschini, Ippoliti, ancora Franceschini, zona mediana del campo di Franceschini, chiama l'attenzione di un compagno, scarica sulla destra proprio per Ippoliti, costretto ad allargare per Boianelli. Boianelli sull'out di sinistra, fraseggia con Giuliante, palla ancora per Franceschini. Franceschini, Boianelli, appoggia Giuliante, buono il giro palla della Roma. Valerio Ippoliti, zona centrale del campo, sull'out di sinistra, poi non riesce a mantenere viva la sfera Giuliante. Riparte la formazione della Lazio con Albani, avanza Albani, appoggia per Esposito, attende il piazzamento dei propri compagni, scarica per ancora Albani, attaccato da Franceschini, costretto a retrocedere da parte di Simone Gizzi. Se ne va Simone Gizzi, solita accelerata del numero 10. Gizzi incontenibile quando parte palla al piede, ancora Albani, cercava la pallone di ritorno per un compagno, c'è stato un attacco di un calciatore della Roma, può ripartire ancora la formazione della Lazio con Pezzopane, fraseggio con Gizzi, ancora Gizzi, fronteggiato da Boianelli, Gizzi sterza, alza la testa, retrocede da Jacopo Esposito, ancora Esposito, palla al piede, palla nella zona di Pezzopane, Pezzopane cerca il pertugio per Albani, poi Albani nel passare la sfera al compagno Gizzi manda la stessa oltre la linea laterale, Boianelli che si incarica della battuta, appoggia per Ippoliti, da questi nuovamente a Boianelli, lancio a cercare Franceschini, colpo di testa, buona l'idea, meno la conclusione del numero 10 della Roma, torno dal padrone di casa, Balloni. Qual è stato il calciatore o i calciatori che più l'hanno impressionata? Nel frattempo c'è stata una conclusione di Albani con la sfera che è andata a baciare il palo alla destra di Lippolis. Buona questa azione della formazione della Lazio. Torno da Valloni, il calciatore o i calciatori che più l'hanno impressionata durante tutta la stagione? Allora, sicuramente uno dei giocatori più forti è sicuramente Simone Gizzi, che ovviamente per i suoi impegni con nel calcio ha fatto la parte finale del torneo, ma sicuramente lui è uno dei giocatori più forti. Da non dimenticare nella Roma Luca Boianelli, che il suo contributo è sempre fondamentale per la parte sia difensiva che offensiva nella squadra della Roma. Grazie, aggiungerei anche il capocannoniere Beksedin, forza al Bari, come giustamente mi faceva notare prima proprio Danilo Valloni. Punizione affidata ai piedi di Simone Gizzi, parte Gizzi, respinge Valerio Ippoliti, provvidenziale la sua respinta, palla che giunge nella zona del portiere Miconi che rilancia forse con troppa fretta, consegnando la sfera alla Roma che riparte con Ippoliti, avanza Ippoliti, appoggia per Boianelli, Franceschini, ancora Boianelli, zona centrale del campo, fraseggio con Ippoliti, Ippoliti, Franceschini, buono il giro palla anche in questo caso della formazione giallorossa. Boianelli, Franceschini, lancio in zona centrale per Ippoliti, si libera della marcatura di Jacopo Esposito, ancora per Boianelli, pronto a liberare il suo sinistro, vediamo ancora, vince il rimpallo Boianelli, non il primo, non il secondo, palla per Giuliante che poi cercava ancora una volta il pertugio per un compagno, era proprio Boianelli. La sfera si è andata a spegnere oltre la linea laterale, può ripartire con calma la formazione della Lazio, Gizzi non riesce a tenere in vita la sfera, può ripartire ancora la Roma con Boianelli, cross a cercare Ippoliti, anticipato da Simone Gizzi, Simone Gizzi scarica per Albani, da questi a Pezzopane, prova il dialogo con un compagno, Pezzopane, era Albani, i due si sono più volte cercati nel corso di questi primi minuti. Siamo giunti da 15 secondi al oltre il nono minuto, il parziale qui ancora fermo sullo 0-0 tra Lazio e Roma. Ricordiamo si gioca la finale scudetto qui all'Area Sport di Monticchio. Boianelli, lancio a cercare Giuliante, ha capito tutto Albani che libera la propria area di rigore con un colpo di testa,
Ricordiamo che la compagine che uscirà vincitrice da questo match andrà a disputare la fase nazionale, che si disputerà quest'anno a Pescara. Sia Lazio che Roma intendono fare bella figura e andare a Pescara. Vedendo numeri alla mano, c'è da dire ottimo l'attacco della Roma con 91 gol fatti, mentre quello della Lazio è di 76. Lazio che dalla sua ha la miglior difesa con 53 gol subiti, mentre 71 sono quelli della formazione subiti dalla formazione giallo-rossa. Torniamo alla gara, è Gizzi, apre per Pezzopane, chiama probabilmente uno schema Pezzopane, zona centrale, palla al piede, cerca di saltare un avversario, poi rinvengono in due Franceschini e Giulianti, palla per Boianelli. Boianelli cercava di spazzare in maniera troppo frettolosa, consegna la palla a Simone Gizzi. Simone Gizzi resiste all'intervento di Valerio Ippolti, appoggia per Pezzopane. Pezzopane per Esposito, zona centrale con Albani, riesce il fraseggio, parte il tiro di Jacopo Esposito, occasionissima questa per la formazione della Lazio. Ottimo combinazione corale tra i calciatori in casacca rosa. Evidentemente ancora una volta Simone Gizzi ha fatto vedere di che pasta è fatto. Tutte dai suoi piedi sono partite le azioni pericolose della Lazio, poi nel frattempo vediamo Valerio Ippoliti allungarsi troppo la sfera, sfera che termina oltre la linea di fondo, rimessa che viene operata in questo momento dal portiere della formazione della Lazio, Fabrizio D'Amore. Albani, Gizzi prova a resistere all'intervento di Boianelli, non c'è fallo per il direttore di gara, poi Boianelli era andato alla conclusione, il direttore di gara si spiega con il calciatore dicendo che non era fallo, non aveva fischiato. Ci sono le proteste dei calciatori della Lazio che chiedevano invece il gioco falloso del calciatore, aveva lasciato correre il direttore di gara con Boianelli che si era presentato face to face con il portiere Fabrizio D'Amore. Occasionissima per la Lazio, anche tra le proteste dei calciatori della Lazio. Vediamo Boianelli che va a battere il calcio d'angolo, può ripartire in azione di rimessa la formazione della Lazio, era ancora Gizzi, palla per Pezzopane, appoggio per lo stesso Gizzi entro il cerchio del centrocampo, fronteggiato da Boianelli, prova ad andarsene, ci riesce con un paio di finte, poi murato ancora da Valerio Ippoliti. Buona la prova di Valerio Ippoliti sino a questo momento. I minuti sul nostro campo nel frattempo sono 12:40, 0-0 ancora il parziale tra Lazio e Roma nella finale scudetto Area Sport trofeo Goldbet. Giuliante, Ippoliti, taglio in verticale a cercare Franceschini fronteggiato da due calciatori da Lazio, nell'occasione Pezzopane ed Esposito che mandano la sfera oltre la linea laterale, rimessa laterale battuta, è Pezzopane che riconquista la palla, appoggia per Esposito sull'out di sinistra, Esposito costretto a girarsi, retrocede da Pezzopane poi murato da Boianelli, riparte la Lazio in azione distensiva, è Gizzi attaccato da Franceschini, cerca di liberarsi della marcatura, il numero 10 sia della Lazio che del Montorio 88, Gizzi salta con una finta un avversario, poi rinviene in maniera ancora una volta provvidenziale Valerio Ippoliti. Guadagna metri la formazione della Lazio, in zona d'attacco è Gizzi, contrasto con un calciatore, poi duello tra Boianelli e Albani, lo vince quest'ultimo, appoggia sulla sinistra per Giuliante, Giuliante poi viene contratto proprio da Albani al momento della conclusione, prova a rispondere la formazione giallorossa, palla per Franceschini attaccato dal calciatore della Lazio, era nell'occasione di Blasio. Rimessa laterale conquistata dalla formazione in casacca rosa, è Di Blasio, Pezzopane, Jacopo Esposito, ancora Di Blasio, attaccato da Boianelli, va sul fondo, cerca il cross, poi su di lui è alla meglio Boianelli che poi con un gesto di stizza non è d'accordo con la decisione del direttore di gara che aveva assegnato la rimessa alla formazione in casacca rosa. È ancora Lazio in zona d'attacco, riconquista la sfera la Roma, può ripartire Valerio Ippoliti,
c'è stato il contrasto con Di Blasio, l'ultimo tocco è stato dello stesso Ippoliti che lascia l'incombenza a Jacopo Esposito per Pezzopane. Pezzopane attende il movimento di qualche compagno, appoggia per Esposito, Esposito guarda sulla sinistra, appoggia ancora per Pezzopane, Pezzopane, Di Blasio, ancora Jacopo Esposito. Zona centrale per Albani, Albani attaccato da Franceschini, appoggia sulla out di destra per Esposito, Esposito murato da Giuliante. Di Blasio, zona centrale, cercava il fraseggio con Albani. Cristian, dove Jacopo, Simone Gini. Resta in zona d'attacco la formazione della Lazio con Gizzi. Esposito, Esposito, velo di De Blasio, ancora per Gizzi, attaccato da Boianelli, si accentra Gizzi, prova la conclusione ma ottima la risposta di Lippolis che con il braccio sinistro ha mandato la sfera oltre la trasversale, occasionissima questa della formazione in casacca rosa della Lazio, ancora Gizzi a rendersi pericoloso, ancora Lazio in attacco con Gizzi. Perde palla, la riconquista di Blasio. Palla per Jacopo Esposito, attaccato da Giuliante, si accentra Esposito, appoggia per Albani, Albani costretto a retrocedere per De Blasio, calciatore da poco entrato in campo, ancora Jacopo Esposito. Resta in attacco la formazione della Lazio, De Blasio, numero 88, alza la testa, serve il piazzato dei compagni, cerca il fraseggio, provava a ripartire la Roma. Boianelli, Franceschini, Boianelli, poi murato da De Blasio al momento della conclusione, azione distensiva della Lazio con Gizzi che prova la conclusione ancora una volta, è Valerio Ippoliti, provvidenziale in più di un'occasione tra i giallorossi, Valerio Ippoliti, chiamato il time out dal direttore di gara, partita che si è giocata possiamo dire su livelli più che buoni. Evidentemente entrambe le formazioni vogliono arrivare al successo. Posso dire personalmente di aver visto un buon Simone Gizzi nelle fila della Lazio, mentre in quelle giallorosse da evidenziare sino a questo momento la prova di Valerio Ippoliti tra i migliori, al pari di Massimo Franceschini con la casacca numero 10. Vediamo i calciatori vicino alle rispettive panchine parlottare e con gli allenatori che cercano di dare indicazioni per la ripresa del gioco. Lazio e Roma, finale, scudetto, vediamo, chiamo ancora una volta vicino a noi il padrone di casa Danilo Valloni, al quale chiedo subito chi potrebbe essere l'uomo match sia nella Roma che nella Lazio. Ripeto, Simone, per adesso mi sembra lui, come sta giocando una bellissima partita Nicola Lippolis, il portiere della Roma, e quindi è ancora tutto da vedere, una partita che si sta giocando a carte scoperte, quindi il risultato è ancora incerto. Sì, sono d'accordo, non lo avevo evidenziato in precedenza, a Lippolis tra i migliori nella formazione giallorossa, almeno un paio di interventi risolutori che hanno evitato il peggio alla formazione giallorossa. Giallorossi che ripartono con Giuliante, cercava il lancio per Franceschini, poi Franceschini viene anticipato in maniera perfetta da Simone Mazza. Mazza scarica per Esposito, zona centrale Esposito, poi palla per lo stesso Simone Mazza che viene anticipato da Boianelli, Boianelli portato a largo da due calciatori, appoggia per Giuliante, zona centrale per Giuliante, poi cercava il servizio sul binario di sinistra per Franceschini, sbaglia però la misura del passaggio, il numero 11 giallorosso, può ripartire la formazione della Lazio con Esposito, con calma sul versante di destra, palla per Di Blasio, lungo linea del numero 88 che si accentra, sterza, salta un avversario, poi resiste al ritorno del numero 8 giallorosso che era Stefano Scarsella. Giuliante, dalle 3 alle 6.
Può ripartire la formazione della Lazio con Gizzi che salta di netto Boianelli, salta un altro avversario, entra in area, appoggia per De Blasio. Cosa ha fatto Simone Gizzi al 20esimo? Si sblocca il risultato con la Lazio che si porta in vantaggio grazie a Simone Gizzi che ha fatto tutto dopo aver saltato due avversari, ha ceduto comodamente la palla a De Blasio che non ha dovuto far altro che appoggiare in rete. 1-0 per la formazione in casacca rosa al 20esimo, si spezza l'equilibrio del match. Vediamo adesso quale sarà la reazione dei giallorossi, giallorossi che erano stati pericolosi un paio di volte, prima con Boianelli e poi con Franceschini. È Scarzella, lancio a cercare Franceschini, Franceschini cerca di liberarsi della marcatura dei due avversari, non ci riesce, palla per Gizzi, Gizzi si distende la Lazio, salta due avversari, Gizzi poi murato da Boianelli, incontenibile questa sera Simone Gizzi, possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, migliore in campo sino a questo momento. De Blasio contro Giuliante, prova il tiro, ancora Lippolis sul primo palo, ci ha messo anche il viso Lippolis. Vediamo ancora che ha risentito della pallonata sul volto, gesto d'intesa con i compagni di Lippolis. Terzo intervento provvidenziale del portiere giallorosso, riparte la formazione giallorossa con Franceschini fronteggiato da Gizzi, è solo rimessa laterale per il direttore di gara chiamando un altro time out. Vediamo, parlottano i due direttori di gara. Siamo al 20esimo esatto di gioco effettivo, il nostro cronometro invece segna 21:20. C'è ancora un time out chiamato, vediamo ancora i giocatori della Roma parlottare al pari degli avversari della Lazio. Danilo, Simone Gizzi migliore in campo. Sì, sicuramente fino adesso è sicuramente lui. Volevo ricordare sicuramente anche il contributo degli arbitri con Antonio Collevecchio che quest'anno è stato lui il responsabile di tutta la parte arbitrale, che è una delle cose più difficili, specialmente in un torneo amatoriale, gestire così tante squadre e così tanti problemi. Sì, mi associo ai complimenti di Danilo Valloni, Antonio Collevecchio, forse il simbolo degli arbitri dell'area sport qui a Monticchio. Con estremo piacere vediamo che tra i tifosi a bordo campo c'è anche Lorenzo Miconi. Lorenzo Miconi, ragazzo che ha passato, se così si può dire, un periodo non proprio felice della sua vita a seguito di un brutto incidente. C'è il gol! Nel frattempo ancora lui, Simone Gizzi, che mette il sigillo sulla gara, 2-0 per la formazione della Lazio. Crediamo che sarà questo il risultato con il quale le due squadre andranno al riposo. Dicevo di Lorenzo Miconi, calciatore che non ha passato un buon periodo a seguito di un incidente e al quale i calciatori avevano dedicato la vittoria nella semifinale e il conseguente accesso all'ultimo atto della pool scudetto. Anche noi di A Tutto Calcio auguriamo d'ora in avanti sempre fortune migliori a Lorenzo Miconi, un calciatore ma soprattutto un ragazzo che merita tutti i nostri complimenti. Mazza, Gizzi, ancora Mazza, taglio in verticale per Albani, ancora Albani da Gizzi, ancora duello con Boianelli, si rinnova l'uno contro uno, se ne va ancora una volta Gizzi, incontenibile questa sera, poi Boianelli rinviene e manda in calcio d'angolo, ammucchiata in aria, vediamo sul tiro dalla bandierina, ancora Simone Gizzi che scarica all'indietro per Mazza, alza la testa Mazza, taglio in verticale per Albani, Albani attaccato alle spalle da Giuliante. Palla in rimessa laterale, Franceschini, Giuliante, avanza Giuliante, zona mediana del campo per Giuliante, finta ai danni di Simone Gizzi, palla per Boianelli, è Scarzella che libera il tiro contratto da Jacopo Esposito, prova a rispondere
la formazione della Roma al doppio svantaggio. Ancora poi Scarsella che senza complimenti rinviene su Simone Gizzi, palla da Lippolis, Lippolis appoggia per Franceschini, Boianelli sull'out di sinistra, Boianelli libera il sinistro, murato ancora una volta da Cristian Albani. Scarsella prova ad andarsene, duello con Pezzopane, lo stesso Pezzopane richiamato dalla propria panchina. Esce Jacopo Esposito, entra ancora Di Blasio. Pezzopane cerca di andarsene a Scarsella, non ci riesce. È uscito nel frattempo Simone Egizzi, qui in postazione dicono di un problema alla caviglia per il numero 10 del Montorio 88, ci auguriamo che non abbia però riportato conseguenze e che possa tornare prima possibile alla gara. Pezzopane richiama l'attenzione dei propri compagni, attaccato da Scarsella, resiste, si accentra, Pezzopane se ne va sull'out di destra, fronteggiato ancora da Scarsella, alza la testa, cambia gioco sull'out di sinistra, raccoglie Albani, riesce a tenere la sfera in campo, Albani appoggia per De Blasio, uno contro uno con Giuliante, rientra poi di gran vigore Mazza, però non ce la fa a tenere in campo la sfera, sfera riconsegnata direttamente a Lippolis che appoggia per Boianelli, pronta a ripartire la formazione giallorossa, Boianelli si ferma sulla zona mediana del campo, appoggia per Franceschini, Scarsella, Boianelli, zona centrale del Boianelli, taglio in verticale, cercava Franceschini, ha capito tutto però Pezzopane, fase concitata di gioco, Mazza sul punto di battuta, rimessa laterale in favore della Lazio, appoggia per Di Blasio, zona centrale per Di Blasio, proverà a liberare il sinistro che... palla che si è andata a spegnere di poco sopra la trasversale, ottimo il controllo di Franceschini, poi attaccato, perde la sfera, è Mazza fronteggiato da Scarsella, Mazza lungo linea, Scarsella capisce tutto, Pezzopane che si libera di due avversari, zona centrale, prova il fraseggio e lo trova con Di Blasio, Di Blasio su di lui, c'è l'intervento di Boianelli, sull'intervento del 99 giallorosso il direttore di gara dice che per quanto concerne la prima frazione può bastare così. Si va dunque al riposo con la formazione della Lazio in vantaggio per 2-0 in virtù della doppietta realizzata da Simone Gizzi. Simone Gizzi poi costretto ad uscire per un problemino alla caviglia, come già detto in precedenza, ci auguriamo che non abbia riportate conseguenze dall'infortunio. Ricordando il parziale di 2-0 in favore della formazione della Lazio, chiudiamo qui la telecronaca dei primi 25 minuti, ci sentiamo tra poco per la ripresa del secondo tempo.